Buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera parliamo di comitati civici di salute, ma soprattutto di ricerca storica nell'ambito della città di Catanzaro. Lo facciamo con i nostri graditi ospiti, Luca Soluri, presidente dell'Associazione Culturale Lanterna Magica, e con il professor Mario Saccà. Partiamo proprio dal presidente dell'Associazione Lanterna Magica. È nato questo sodalizio culturale, ma soprattutto anche collaborativo, con il professore Saccà. Qual è stata questa motivazione? Beh, intanto buonasera, grazie di averci invitato. Sì, con Mario è nato un vero e proprio sodalizio culturale, che è iniziato con la pubblicazione di una rivista, no, dedicata a mio padre, al di là appunto dell'orizzonte, ai confini dell'orizzonte, oltre la volta del cielo. Poi Mario mi ha autorizzato a pubblicare il testamento politico, l'ultima intervista che lui aveva fatto a Gennarino Miceli, il senatore Miceli, che è un'opera, io reputo, molto importante. E poi stiamo lavorando a un progetto sulla storia della Brigata Catanzaro, di cui abbiamo portato un piccolo video filmato che manderemo alla fine. E poi l'oggetto che invece è di questo nostro incontro è appunto sul decreto Lorenzin, che parla di un modello di salute che verrà gestito dai comuni, e poi del riconoscimento dell'osteopatia e della chiropratica. Mario Saccà, possiamo dire che è stato un socialista riformista, tra l'altro un corrispondente del giornale L'Avanti, geometra delle acque, ma tra l'altro ha ricoperto anche la carica di assessore ai servizi sociali al comune di Catanzaro. Un appassionato, uno storico, le ha portato avanti anche la battaglia per difendere l'archivio della professoressa Zinzi. Ma torniamo proprio al concetto iniziale del presidente Soluri, di questi comitati civici della salute, quindi un'azione efficace per la città. Sì, dunque, io non ho mai parlato di questo argomento, è stato Luca a spingermi, perché ci siamo scambiati delle idee sulle indicazioni del decreto Lorenzin che ha appena nominato. E io gli raccontai la mia esperienza e lui sostiene che con il tipo di attività che fu svolta negli anni Ottanta, a Catanzaro, tramite le strutture comunali, avevamo anticipato di 25 anni un po' i metodi di questo decreto Lorenzin. Era un discorso estremamente semplice, perché allora la città era divisa in 8 circoscrizioni amministrative, no? E allora io organizzai, d'accordo naturalmente con i funzionari del comune, una ristrutturazione del servizio sociale, ricollocandolo sul territorio. Cioè ogni circoscrizione ebbe un assistente sociale che resideva, aveva l'ufficio nella sede della circoscrizione, e a queste 8 operatrici sociali, erano 8 assistenti sociali, si aggiunsero 2 equip socio-medico-psicopedagogiche, si chiamavano, composta da psicologi, da sociologi e da educatori. Mancò la parte sanitaria, perché l'USL del tempo non fu disponibile ad inviare dei medici nel territorio, così come negli stessi uffici dell'assistenza sociale. In ogni caso fu un'esperienza interessante, direi anche che suscitò l'interesse anche da parte di altre amministrazioni comunali. Che cosa è stato fatto? Cioè che il comune ragionava in termini di noi. Cioè io facevo l'assessore, però praticamente di fatto quelli che decidevano i bisogni delle persone, la qualità dei bisogni da erogare, erano l'assistenza sociale. Quindi io semplicemente approvavo le delibere che erano frutto del loro lavoro. Sono molto soddisfatto di quel lavoro là, soprattutto perché, devo dire, al tempo erano tutti operatori sociali giovani, provenienti dalla 285, professionalmente molto, molto bravi, anche molto motivati. Voglio ricordare in questa occasione il dottor Leonardo Milito, che purtroppo è mancato qualche anno fa, ma che era un pedagogista, una persona molto, molto in gamba, che negli ultimi tempi era stato anche direttore dei servizi sociali del Comune di Catanzaro. Quindi attraverso questa rete venivano individuati i bisogni della città. Una volta al mese facevamo le conferenze di servizi per capire come la dinamica delle esigenze che esprimeva il territorio, alle quali noi potevamo dare la risposta che poteva dare il comune, cioè erogazioni economiche, intervento in favore degli handicappati. Per esempio
abbiamo avuto la possibilità, tramite i progetti realizzati da questi bravissimi operatori sociali, di, come dire, di far dare al Comune di Catanzaro circa il 50% dei fondi regionali sul fondo degli handicappati. Quindi chi si ristrutturava la casa, chi si metteva l'ascensore perché non poteva salire le scale, chi affrontava altri bisogni. Oppure bisogni abitativi, ecco, questo è grosso modo i fatti principali. Possiamo dire quindi che lei è stato un antesignano, diciamo, di una legge innovativa che poi oggi è stata ripresa dal decreto Lorenzin. Era un periodo storico particolare nel quale, diciamo, il dibattito sulla partecipazione dei cittadini alla vita dei comuni, che dovevano soddisfare le loro esigenze, non le esigenze della classe dirigente, era molto avanzato in Italia e poi è scomparso, adesso è completamente estinto. Ecco, proprio su questo discorso, Comitati Civici della Salute, nell'ultimo anno c'è stata l'approvazione del decreto Lorenzin, che tra l'altro ha riconosciuto la osteopatia e la chiropratica in pari tempo. Lei sicuramente anche da naturopata si è occupato di queste cose, ma questa differenza, questa differenza, diciamo, tra la medicina ufficiale e la medicina diciamo orientale, la medicina naturopatica, in che cosa consiste questo decreto Lorenzin e quali sono le innovazioni? Beh, allora, il decreto riconosce giuridicamente l'osteopatia e la chiropratica, cioè dà un valore legale. Il prossimo governo con la regione faranno i regolamenti regionali perché i vari professionisti, tipo io, venga riconosciuto come osteopata in funzione dei titoli. Diciamo però l'aspetto giuridico non è oggetto oggi della nostra discussione. Invece io vorrei che passasse questa idea, cioè la differenza tra la medicina dell'emergenza occidentale, che vede la persona come un oggetto di malattia quasi da manipolare, per cui si fa la chirurgia, e questo tipo di approccio, che frammenta l'essere umano in varie parti, è straordinario nella medicina d'urgenza, no, quindi appunto nella chirurgia, però si dimostra difettevole o comunque non adeguato come paradigma quando si deve fare la medicina preventiva, che è invece oggetto di indagine dell'osteopatia, della chiropratica, della naturopatia e soprattutto di una branca della medicina occidentale non molto diffusa da noi, che è la psiconeuroimmunoendocrinologia. La tesi che sostiene la psiconeuroimmunoendocrinologia è questa: che noi abbiamo tre sistemi integrati, che sono il sistema endocrino, il sistema immunitario e il sistema nervoso. Il sistema endocrino ha la funzione di attacco nei confronti dell'ambiente, quando noi ci sentiamo un po' aggrediti, no? La risposta fight. Mentre il sistema immunitario è il sistema di difesa, e infine il sistema nervoso è il sistema di controllo, cioè va a bilanciare quello che succede. Quindi qui interviene appunto l'apporto che potrà essere quello dell'osteopatia, dell'osteopata, cioè che integra le funzioni, cioè si occupa di integrare la funzione. Entrando proprio nello specifico, in che cosa consiste la differenza tra il modello olistico di salute orientale e il modello, così per comodità, diciamo, occidentale? Beh, alcune differenze le ho, diciamo, esposte poc'anzi, no? Però c'è anche un aspetto più, io lo chiamo gnosiologico, perché filosoficamente è così che è chiamata la cosa. Cioè, praticamente la medicina occidentale si occupa più del dato quantitativo, della statistica, mentre invece la medicina orientale, il modello olistico, si occupa del caso tipico, quindi della qualità del trattamento. E poi soprattutto la medicina orientale, intendo per medicina orientale, la medicina tibetana, la medicina cinese e poi quella che ancora non è conosciuta da noi, la medicina thailandese, che si occupa in particolar modo dei tendini, delle ossa e quant'altro. E dove appunto si sostiene la tesi che le problematiche di una persona, un individuo, che intanto è visto come un essere intelligente, un essere senziente, cioè che ha delle sensazioni, che vive delle emozioni e che ha dei propositi di vita, appunto ha più livelli, cioè si trattano i più livelli della persona. E quindi in questo, soprattutto Carl Rogers, che è un psicologo americano, parlava della psicologia centrata appunto sul paziente, sui bisogni del paziente. Ecco perché, diciamo, io reputo, opinione personale, poi
potrei sbagliare, che insomma, quello che ha fatto Mario nella realtà è di un'importanza straordinaria, perché il suo approccio era rogersiano, cioè occupiamoci dei bisogni del paziente. Per cui un aforisma che è diffuso nella farmacoterapia cinese è questo: un sintomo, mille rimedi per un sintomo, proprio per indicare come si possa e si debba agire a diversi livelli. Questo sodalizio, questa collaborazione che diciamo, state portando avanti, proprio col professore Mario Sacca, si è occupato anche della Grande Guerra, lei proprio ha fatto uno studio sulla storia della brigata di Catanzaro. Ce ne vuole parlare? Beh, sarebbe un discorso molto lungo. Il problema è che io mi sono, come dire, occupato di questa vicenda della brigata Catanzaro per caso. Avevo letto alcuni libri a Catanzaro nel 2005, grazie all'allora assessore alla pubblica istruzione Tony Sgrommo, organizzammo un convegno con tre università, una mostra di 12 giorni e un concorso per le scuole, che poi portò gli studenti delle scuole di Catanzaro sull'altopiano di Asiago, a Gorizia e a Santa Maria Longa, sui luoghi dove la brigata Catanzaro aveva combattuto. E lì fu inaugurato sul monte Mosciag, sull'altopiano di Asiago, un cippo, e a Santa Maria della Longa, dove era avvenuta la seconda e più celebre decimazione, una targhetta che ricordava per la prima volta, dopo 90 anni, questa decimazione che subì la brigata Catanzaro il giorno di San Vitaliano del 1917, cioè il 16 luglio 1917. La mia ricerca è mirato come dire, a ripercorrere sia le vicende militari, ma soprattutto ho cercato di scoprire la verità. Quale verità? Per esempio, la Catanzaro subì due decimazioni, una al maggio del 16 sul monte Mosciag, cioè sul monte Spruck, sull'altopiano di Asiago. E nei libri che avevo letto, per esempio, era scritto che la decimazione imposta da Cadorna, perché durante la notte un temporale aveva fatto sbandare tanti soldati, e Cadorna imposto la decimazione perché secondo lui erano fuggiti di fronte al nemico durante un combattimento, cosa non vera, perché di notte nei boschi questi si erano dispersi e poi erano tornati nei loro accampamenti. E naturalmente ci fu una decimazione che sui libri che, come ho detto prima, avevo letto, figurava sul monte Moscia, che in effetti io scoprì che è venuto su un altro monte, sull'altro lato dell'altopiano di Asiago, dove ho fatto mettere con alcuni amici di Asiago un chip, una croce, in memoria di queste decimazioni con il loro nome. A Santa Maria della Longa, invece, qual è il problema? Che, a parte tutto il racconto sulla rivolta, che sarebbe molto lungo, insomma, no? Magari ci torneremo in un'altra occasione. È scritto che i decimati erano stati gettati in una fossa comune senza nome e a fine della guerra erano stati portati i resti, erano stati portati al re di Puglia. Io sono riuscito, dopo 4 anni e mezzo di ricerca in tutto il territorio, su tutto il territorio italiano, a scoprire i nomi di questi decimati e scoprì anche che la vera sepoltura era a Udine. Nel 90° anniversario di questa storia andai a Udine e feci celebrare una messa. Per la prima volta lessi pubblicamente i nomi. E adesso questa ricerca, voglio dire, non lo dico così per autocitarmi, ma è ripresa in tutti i libri di storia della Grande Guerra che si occupano della Brigata Catanzaro. Quest'anno ricorre il centenario della Grande Guerra, quindi come, secondo lei, come si potrebbe proprio dare un giusto riconoscimento? Ma c'è un dibattito che, insomma, su una proposta di legge del senatore Scanu, che per fare così come hanno fatto in Francia e in Inghilterra, tenderebbe a riabilitare, diciamo, i soldati che sono stati oggetto di sentenze di tribunale militare o anche di decimazione durante la prima guerra, quelli che non avevano commesso reati comuni. Perché se erano delinquenti non rientravano in questo disegno di legge. Purtroppo non si, per riabilitarli in sostanza, ecco, per riabilitare la memoria di questa gente, perché parecchi di questi non avevano avuto la pensione di guerra per via della fucilazione, né figurano sui monumenti ai caduti. Per cui il discorso di Scanu
che era un socialista, praticamente tendeva appunto a ripristinare, come è avvenuto in altri paesi europei, insomma, la dignità di questa gente. Mi sembra di capire che lei è un autentico proprio amanuense, come gli antichi monaci cassiodorei tramandavano gli antichi testi. Lei so che si sta occupando anche di tramandare, di ascoltare i reduci della Grande Guerra, la Seconda Guerra, no, della Seconda Guerra Mondiale. Ascoltando, sì. Questi reduci, sì, della dove trovo dei reduci della Seconda Guerra Mondiale, li intervisto. Finora ne ho intervistate 111, tutte interviste filmate, durante le quali il racconto non riguarda solo la guerra, che diventa una parentesi della loro vita, perché a loro faccio raccontare l'intera vicenda loro esistenziale. È importante. Per cui vengono fuori, diciamo, le storie della nostra società. Che nel giro di una generazione ha visto scomparire completamente un modo di vivere e di produrre. Quindi il suo lavoro è molto importante per non perdere la memoria. Mi auguro che qualcuno voglia valorizzarlo. Io faccio le interviste, poi non so che fine faranno queste interviste. Mi auguro che vengano valorizzate. Anzi, colgo l'occasione per fare due inviti. Uno, se ci sono delle persone che desiderano farsi ricordare, io volentieri vado a trovarle, dovunque siano. Secondo, se ci sono persone che hanno avuto dei parenti che hanno fatto la Grande Guerra, soprattutto gente che era magari nella Brigata Catanzaro, ha lasciato qualche traccia, qualche ricordo della loro vicenda bellica, della Prima Guerra Mondiale, li inviterei a farsi vivi. Quindi possono rivolgersi a lei, che è disponibile. Ma anche a voi. Anche sì, naturalmente possono contattare l'emittente di Teleione per lasciare proprio i loro recapiti. Avviamoci alla conclusione con il presidente dell'Associazione Lanterna Magica. Una domanda finale. Lei si è occupato, diciamo, del decreto Lorenzin, però una domanda. Ma perché paghiamo di più ma abbiamo meno servizi? Eppure abbiamo dei grandi ospedali, il Policlinico Universitario a Germaneto. Mi colpisce una cosa. Io, è una battaglia questa che l'ho sempre fatta. Credo che a Catanzaro esiste l'unica università d'Italia che non funziona il pronto soccorso. Io mi sono sempre posto una domanda, ma chi si studia medicina e si deve laureare, dove va a fare la pratica se non c'è un pronto soccorso? E poi perché non esiste un pronto soccorso al Policlinico Universitario? Certo. Una domanda che ve la pongo a tutte e due. Beh, guardi, lei tra l'altro è stato un amministratore della città di Catanzaro. Tanti anni fa. È un'esigenza che esiste in città. Così come esiste l'esigenza di riorganizzare per bene tutto il servizio sanitario, dalle cose più elementari. Non ho capito per quale motivo non si può pagare, per esempio, il ticket direttamente allo sportello col bancomat, così come avviene. No, su questo l'ASP di Catanzaro so che ha già avviato all'ospedale di Pugliese, questo mi fa funziona. Piacere. E al discorso della maggiore celerità nelle prenotazioni, nell'accettazione delle cose. Io darei un'occhiatina anche, diciamo, all'attività intramenia o extramenia, anche per fare un discorso con la classe medica. Bisognerebbe fare un bel ragionamento, perché il sistema sanitario, a mio giudizio, va riformato non solo badando ai ticket che deve pagare l'utente, quindi in termini economici, ma va riformato anche strutturalmente. Sotto tanti punti di vista, io non mi permetto di dire quali possono essere, perché non è una mia competenza, però esiste questa esigenza. Beh, io sintetizzerei così questo aspetto. Cioè, diciamo, questa medicina è la medicina dell'eroe, no? Dove l'autista dell'ambulanza corre rapido per salvare la vita, no? Medicina dell'eroe. Beh, credo che a posto della medicina dell'eroe, che pure serve, nel senso che diciamo, le ambulanze, anziché i pronto soccorso, anziché averli, per esempio, se uno ha un problema assoverato, non si sa dove è il pronto soccorso, no? Deve arrivare a Catanzaro. Non sappiamo se nel tragitto la persona ce la fa, sono distanze lunghissime, per cui c'è questo autista eroe. Cioè, il viaggio è più rischioso della terapia. Però sta di fatto che il Policlinico Universitario non c'è un pronto soccorso, c'è un'università, una facoltà di medicina, c'è un pronto soccorso imballato, sigillato, però il pronto soccorso al Policlinico di Germaneto non funziona. Nel senso, non funziona. Beh, questo è un dato di fatto. Qui dovrei essere autoreferenziale, io citando Mario Sacca, però lo cito, anche se qua è inusuale, no? Mario fece un intervento appunto in Romagna, no? C'era un convegno,
dove disse: sì, il problema della medicina è interessante, però ci dovremmo anche occupare di come progettiamo le città. No, cioè, per arrivare al pronto soccorso, appunto, abbiamo progettato un piano di traffico? Questa è la domanda. No, non so se... L'altra questione, invece, che mi sembra di percepire, di leggere tra le righe, è questa. Cioè, come vengono usati i fondi? E poi tutte queste regole che ci sono per, diciamo, l'assunzione del personale. Io credo che lì ci sia un problema di personale. Per cui bisognerà affrontare il tema, per quanto riguarda gli infermieri, in particolar modo i medici, che lavorano a pronto soccorso. Cioè, non posso pagare un medico o degli infermieri che lavorano a pronto soccorso, non voglio sfottere lo Torino, però non posso pagare un infermiere che lavora a pronto soccorso, gli posso dare la stessa paga che do allo Torino, con tutto il rispetto. Cioè, è chiaro che bisogna incentivare gli infermieri e i medici che lavorano nel pronto soccorso pagandoli molto di più rispetto a uno che lavora nello Torino. Cioè, ecco, questa è una serie di problematiche. Poi, se vuole, possiamo continuare su questa linea. Vabbè, o non so se abbiamo tempo. Ci avviamo alla conclusione. Tra l'altro, la Calabria è una regione che la sanità è stata commissariata perché dobbiamo pagare debiti passati. E quindi i cittadini pagano ma hanno dei servizi scadenti. La cosa assurda della struttura amministrativa dell'Italia è il fatto che si consente l'esistenza di 20 legislazioni diverse, non solo nel campo della sanità, ma in tutta una serie di materie. Una cosa assurda. Cioè, secondo me bisogna rivedere anche tutto il rapporto tra Stato e Regione. Ma forse bisognerebbe ritornare allo Stato sovrano col Ministero della Salute. Probabilmente rivedere dal punto di vista della riscrittura della Costituzione qual è il sistema amministrativo che vogliamo realizzare. Ma una volta c'era il Ministero della Salute che aveva poteri ispettivi e di gestione. Oggi sì, è passata alla Regione. Quando c'erano le mutue, gli ispettori andavano a verificare se una persona ricoverata aveva diritto al ricovero oppure no. Adesso tutti i controlli sono scomparsi. Vabbè. L'unico controllo è sulla tasca dei cittadini. Molto ampio. Va bene, questa sera abbiamo parlato di comitati civici di salute, della brigata di Catanzaro, però un ultimo appello, diciamo. No, vorrei chiudere come al solito con una citazione del Tao e poi mandiamo il contributo filmato. Cito da un antico libro, che ormai penso che è il libro del Tao. Quindi stiamo per volare alti, allacciatevi le cinture, voi che volate. Allora, tappa le aperture, serra le porte, smussa ciò che è affilato, sbroglia i grovigli, attenua lo splendore, livella le tracce. Chi contiene pienezza di virtù è simile ad un bambino appena nato. Gli insetti velenosi non lo pungono, le bestie feroci non l'afferrano, gli uccelli da preda non lo ghermiscono. Le sue ossa sono deboli, i suoi tendini flessibili, eppure la sua presa è tenace. La forza vitale è al suo massimo. Vagisce tutto il giorno, ma la sua voce non diventa roca. L'armonia è al suo massimo. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, il professore Mario Sacca, il presidente dell'Associazione Lanterna Magica Luca Solura. Abbiamo parlato di Comitati Civici della Salute e della Brigata Catanzaro. Una buona serata e ci vediamo nei nostri prossimi spazi. Buonasera. Ever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.